È un puntino tra i tanti la Golar Tundra, in questo momento a largo delle coste dell'India meridionale che si muove quasi impercettibilmente verso la Toscana. È la nave rigassificatrice della Discordia che ben presto attraverserà il Mar Rosso e il canale di Suez per poi dirigersi verso Piombino. Ma mentre il suo lento viaggio prosegue tranquillo, in terra Nostrana la battaglia è ancora aperta. L'ultima notizia sul caso di gasificatore l'aveva data due giorni fa il presidente della Toscana e commissario straordinario per l'opera Eugenio Gianni. So che è, sta pensando a soluzioni che dopo poi tre anni di attività. Nel porto di Piombino portino la piattaforma offshore eh, sull'Adriatico. Oggi, però, la risposta è arrivata dal Ministero dell'Ambiente. Nessuna decisione è stata presa, né sono in corso valutazioni tecniche sulla collocazione della nave dopo la sua permanenza a Piombino, si legge nella nota, che aggiunge che ogni scelta sarà concordata con le amministrazioni locali, anche perché in Emilia Romagna ci hanno messo pochissimo a fare 2 più 2, dato che l'unico porto capace di gestire infrastrutture sottomarine e terrestri come quelle necessarie per l'offshore è lo scalo di Ravenna, il sindaco Michele De Pascale ha chiesto. Delucidazioni: Valutiamo ogni progetto nel merito, ha detto, ma proprio per questo vogliamo rispetto. Nessuno dal governo ad oggi ci ha contattato. Ma poi il sindaco si lascia andare anche a un parere personale: andrebbe spiegato perché si dovrebbe buttare via così tanti soldi degli italiani spostando il rigassificatore di Piombino dopo solo tre anni. Si stanno facendo centinaia di milioni di opere di infrastrutturazione che poi saranno totalmente inutili: sono soldi di tutti i cittadini italiani. Ha detto al resto del Carlino: Una presa di posizione a cui ha risposto indirettamente di nuovo Gianni. Oggi la nave porterà il gas dal dal porto alla rete, ma un domani quella tubatura che in certi punti entra nel mare per un chilometro e mezzo, la prima volta in Europa che con lo spingitubo si è fatto non un posizionamento, ma un inserimento nel sedime marino per un chilometro e mezzo, quindi garantendo tutta la sicurezza possibile e immaginabile, ecco, quel sistema un giorno servirà per portare il gas dalla dorsale dell'Aurelia impianti siderurgici a Piombino. Ma se da una parte si lavora alla per organizzare l'arrivo della nave nel porto toscano che dovrebbe giungere entro la fine del mese o al massimo inizio aprile, c'è un altro piano, quello amministrativo, che segue il suo percorso. Ieri il TAR del Lazio ha rinviato al 5 luglio l'udienza di merito sul ricorso presentato dal comune di Piombino, una decisione che non è piaciuta al sindaco Francesco Ferrari che ha imputato a SNAM di non aver presentato parte della documentazione sulla sicurezza. Dall'altra parte però l'azienda smentisce affermando che il TAR che di fatto ha accolto l'istanza di rinvio presentata proprio da loro e dalla Regione toscana, ha certificato il mancato rispetto dei termini minimi a difesa per il ritardo di una notifica presentata dal Comune. Insomma, tra accuse e controaccuse, l'unica certezza è che il Tribunale amministrativo si pronuncerà ad opera già realizzata se i tempi resteranno quelli previsti e la Regione assicura che sarà così con l'entrata in esercizio prevista per l'inizio dell'estate. Intanto, questo sabato a Piombino si terrà una manifestazione nazionale di protesta che non riguarderà soltanto il rigassificatore, ma più in generale la battaglia contro i combustibili fossili e in favore delle rinnovabili. Insieme a comitati e associazioni ci saranno anche movimenti politici dai 5 Stelle alla sinistra radicale di Fratoianni e Bonelli, che lanciano la sfida alla nuova segretaria del PD Schlein: "Ha sempre parlato di ambiente, ora può fare qualcosa di concreto", dicono. Dal PD, tuttavia, per ora nessun segno, mentre ha confermato la sua presenza il sindaco Francesco Ferrari di Fratelli d'Italia in dissenso rispetto alla linea del governo Meloni che di fatto ha confermato l'opera.